Vogliamo attaccare la TARDIS. Quella del robot? Sì, sì. Avete trovato qualcosa fra i dati? Sì, ecco. Ok, diciamo solo che le tasse, le concessioni governative e le ricerche che fanno, nota le virgolette su ricerche, sono tutte coperture, ok? Collaborano con la Bloom a una cosa chiamata piano decennale, altre virgolette, per migliorare la sicurezza del CTOS. Ma allora perché registrano brevetti militari? Perché il CTOS vuole infilarsi in tutti i sistemi di controllo. Ed ecco perché Junior è qui. Abbiamo una missione per lui. No, non è vero. Non sta a te decidere. Pensi di poter entrare dall'ingresso principale di TARDIS e rubare i suoi segreti? Cazzo, persino il governo compra da loro i suoi lucchetti biometrici. Sono questi i sistemi di sicurezza che ci troveremo davanti. Il lettore di impronte è facile, basta trovare una mano. Scommetto che non avrai problemi. Ma che piano è? Vuoi tagliare la mano a qualcuno? Beh, funziona. Non qui, hanno sensori del battito e scanner a infrarossi per la circolazione. Niente sangue, niente sblocco, non passeranno. Va bene, allora, rapiamo uno vivo e lo usiamo per entrare dentro. No, il sensore del battito si accorgerà se è nervoso. Ok, allora noi gli iniettiamo del sedativo per rallentargli il battito e poi... Ma che cazzo, abbiamo già un piano che funziona! Non con lui! Junior, aspetta. Oh. E ora ascoltami. Non puoi venire qui a fare il padrone, ok? Questo è il mio garage. È il mio robot. Vuole trasformarlo in una bomba. Una bomba elettromagnetica, un cavallo di Troia. Colpiamo le macchine giuste, friggiamo il database e le porte si resettano al codice di fabbrica. Sarà una passeggiata. Quindi ci basta il codice di fabbrica? No. Funziona, bello. Una sera. Una sola sera insieme nel deserto e siete già migliori amici. Sai che c'è? Va bene, Marcus, prendi le sue parti, ok? Ma non mettermi in mezzo. Vedi di crescere un po'. Che cazzo hai detto? Ehi! Calma! Ehi, calma, Ray, calmati! Come lo portiamo dentro? Prima di tutto, dobbiamo togliere tutte ste stronze... Quest'utilissima propaganda. No, no, fermi, la vernice non si tocca. Quando uno di questi si rompe, TARDIS ne prende un altro da un deposito. Oh. Così lo faremo entrare. Ah, ottimo, è perfetto. Bravo, French. Vabbè. Sono pronto quando vuoi. Sì. Junior è caricato sul retro? Sì, è dentro. Quindi useremo un EMP al centro riparazioni? Non ci credo che è così facile entrare nella società di sicurezza più nota al mondo. Beh, hai rubato un robot da $36,000. Quindi vuoi dire che sono il primo finanziatore di questo piano? No, sto dicendo che sei un taccheggiatore. Un brigante. Brigante? Mi piace. Il brigante mascherato si aggira per le strade di notte per appropriarsi delle ricchezze dei nobili. Non c'è furto al mondo che il brigante mascherato non possa compiere. Il brigante mascherato con il suo imbranato ma adorabile amico, l'oscuro straniero. Sai una cosa? Altro che un brigante, sei più lo stronzo mascherato. Bene, adesso metterò assieme una simpatica bomba EMP. Non dovrei avere problemi a trovare i pezzi giusti qui. Oh, i robot che potremmo costruire qui! Ah, magari un'altra volta. Qui è tutto. A tutte le unità, di AG-31, ordine di cattura per un criminale evaso. Il CTOS sta tracciando le sue coordinate, avvicinarsi con estrema cautela.
Tutte le unità, 10-29, abbiamo informazioni su un noto criminale. Vi passo le coordinate del CTOS. Inizio 911, chiari la natura dell'emergenza, prego. Unità base, abbiamo un allarme. Intervenite. Abbiamo la sua posizione, la polizia sta arrivando. Tutto bene.
Wrench, l'EMP è già pronto. Dov'è Junior? È lì pronto al punto di consegna. Puoi aprirmi la porta? Ci sono. Inizializzazione Robotesta, un robot per le strade, un androide nel letto. So proprio come muovermi, eh? Disinstallazione programma non certificato. Sistema compromesso, ritorno alle impostazioni. Ok, piccolino. Oggi è il tuo giorno. Non deludermi. Bene, Junior è lì che aspetta. Prossima tappa, Tidis. Wrench, tu e io dobbiamo vederci. Ho un'idea. Ti mando le coordinate da seguire. Una missione speciale. Marcos, ti aspetto fuori dalla TIDIS quando sei pronto, all'insegna della Silicon Valley. Presenti tu lo show ora? No. Direi che andrà in scena Marcos, ma farò tutto il possibile per assicurarmi che possa arrivarci. Ci vediamo lì, Ray. Vuoi provare ad abbattere Golia? Più li esponiamo alla luce del sole, più forconi e torce arriveranno in risposta. Vuoi paragonare i tuoi follower a un gruppo di paesani arrabbiati? Beh, certo che no, ma la gente è furiosa e fa bene, si riprenderà ciò che è suo. Ehi, però vedi di dirigerla contro il mostro giusto, ok? Comunque, tocca a te entrare nella TIDIS e giocare coi robot. Oh, merda, e questo quando è stato deciso? Ce la siamo giocate a carta, sasso e dinamite. Sì, ma senza di me però. No, ma se pareggi, vinci. Wrench ha lanciato carta e io dinamite. Dinamite. È una regola locale. Tecnicamente si annullano a vicenda. Sì, così. Ok, mi sembra giusto. E lui l'ho mandato in un deposito della TIDIS. Alla parte più delicata, leggere il manuale di istruzioni. Poi tu arrivi alla porta, gli dici il numero del modello e ti fai dare il codice di fabbrica. Okay. Io sarò vicino con le mappe e gli schemi elettrici. Bella, andiamo. Sì, va bene. Buona caccia. Buona caccia. Cosa facciamo, un selfie o ci facciamo una foto?